Buonasera a tutti amici, oggi non mi aspettavo di fare un video, soprattutto non a questa ora, appena staccato dal lavoro, infatti lo ammetto, sì, non è un buon costume salutare, ma una sigaretta appena uscita dal lavoro non me la toglie nessuno. E allora, mentre aspetto un passaggio a casa, mi piacerebbe pure dirvi da chi, ma per la privacy no, però per fortuna lavoro pure con un'amica, anzi ho trovato pure questo posto che mi piace molto grazie a lei, però vale la pena un aggiornamento perché giustamente vi ho raccontato che sto facendo nascere questo mio negozio online, no? Allora, questa alla fine vi racconto una situazione un po' assurda in cui mi trovo, però come al solito è sempre anche un'occasione per parlare delle cose della vita, cioè in questo caso di come le amicizie siano foriere, cioè portatrici a volte. E quando sono amicizie vere, in realtà sempre di cose belle e benefiche nella tua vita. A volte, quando equivochi e pensi che sia amico qualcuno che poi così tanto amico non lo è, invece ci perdi tanto, dici che banalità. Sì, da una parte è vero, dall'altra però ci sono persone che di base le senti dire che è l'amicizia, sai, ma chi ci crede, a tutti amici amici e poi a... Invece, e allora lì mi viene da dire che anche le delusioni forse sono relative. Quando invece una persona è fatta come me, che sull'amicizia ci conta tanto, lo reputa il tipo di rapporto forse più importante nella vita, più ancora dei rapporti sentimentali, beh, allora in quel caso diciamo che è quanto investi in una cosa che dà i risultati, quindi come se uno giocasse, lo so, in borsa. Se investi tanto, puoi vincere tanto, però ovviamente rischi pure di prendere grandi mazzate. Ecco, io mi trovo in una situazione in cui questo negozio si è candidato a farmelo. A questo punto veramente finora non ne ho parlato pubblicamente, ma siccome questa persona, a meno che non è deceduta, con me è scomparsa e comincio ad avere pure paura che mi abbia, che ne so, rubato qualche link, qualcosa per farsi da solo il negozio che doveva fare a me. Perché questa persona, pur essendo serissima come io pensavo, eccetera, non mi va di fare nomi per ora perché se volessi farlo ne verrebbe fuori un bel caso anche divertente, visto che è un personaggio pure legato a altri personaggi con i quali ci sono stati scontri, quindi ho fatto forse pure male a fidarmi, non lo so. So soltanto che praticamente col negozio costruito, ma manco se può dire a metà, tre quarti, da quando sono arrivata su quest'isola, proprio dal giorno stesso, considerando che questa persona vive su quest'isola, che è completamente sparito. Provo a chiamarlo, a messaggiarlo su WhatsApp. Beh, se vi facessi vedere gli screenshot della chat di WhatsApp, cioè penso che farei pena a tutti, perché sono arrivata anche solo a mettere manine giunte, tipo ti prego rispondimi, anche se magari questo lavoro che hai portato avanti finora non lo vuoi finire, fammelo sapere, perché così con una persona che ti sparisce dopo che gli hai messo in mano quello che è più prezioso a parte gli affetti, però insomma dal punto di vista materiale per te. E ti sparisce così, ovviamente c'è persino il margine di quello che devo pensare di male in questo momento mi è ignoto. Allora voi dite: ah, perché c'hai sta faccia serena? Perché vi dico la verità, in questi mesi che ho passato lontano dall'isola ho capito tante cose, l'ho accennato qualche volta, ma sono stati mesi di grandi riflessioni, tra cui pure questa. Non è triste da dire, anche se in realtà la conclusione, per fortuna, del video di oggi, perché poi tutto è da vedere ancora, è carina. Cioè, non ci si può mai fidare di nessuno. Più le persone sembrano serie e referenziate, e più, mamma mia, che paura! Perché io, sta persona, in questo momento non so nemmeno bene come agire, quasi anche legalmente, per capire. Cioè, se fosse per me, chiamerei chi l'ha visto. Mo, vediamo, tra l'altro, se la persona che sa di essere chi è vede questo video, cioè sappi, caro, che io sto per chiamare chi l'ha visto. Detto ciò, però, qual è il lato bello dell'amicizia? Al contrario, che in questo ennesimo imprevisto, perché la mia vita di imprevisti è abbastanza costellata, ci avrete fatto caso se mi seguite da 3 anni. Beh, che è successo pure? Che invece la stessa cosa, appunto, sulla quale io investo sempre tanto, cioè l'amicizia, che mi ha portato? Ha portato comunque il lavoro che sto facendo adesso, per cui devo ammettere che sono stata fortunata, perché appena arrivata sull'isola
trovato un bel lavoro con un buon contratto, un lavoro consigliatomi appunto dalla persona giusta, da un'amica vera che se ti dà un consiglio te lo dà col cuore, e sono di nuovo quindi diciamo atterrata in una realtà lavorativa di Fuerteventura, in una realtà lavorativa turistica, perché non entrerò un po' più in particolari perché non mi va per la privacy, però lavoro in un hotel bello, di lusso. E ovviamente, vabbè, quindi da una parte era per sorridere del fatto che così come ti fidi di qualcuno e rimani isolata, c'è qualcuno nel quale avevi investito tanta fiducia che poi ti dà anche la soluzione in quel momento su come fare. Seconda cosa che ne deduco è che la vita su quest'isola comunque è sempre imprevedibile, uno o si arma di pazienza o qua ci vive male. E la quarta, ancora la terza, anzi sì, siamo alla terza, scusate, sono un po' stanca dopo 8 ore di lavoro, però quello che volevo dire è questo, che così come finora conoscevo la realtà dei ristoranti e bar qua, vi dico che la realtà invece alberghiera per lavorare, ragazzi, cambia totalmente il panorama, è un'altra dimensione. Nel frattempo il mio passaggio era arrivato, quindi concludo il video, vi do anche un saluto e una buonanotte ormai da casa. Però l'ho rivisto un attimo dove ero arrivata a dirvi appunto che la realtà degli alberghi, ora non parlo, c'è Natalì che se la ride proprio, non parlo di quello dove lavoro io in particolare, sia perché non faccio nomi e quindi non voglio nemmeno dire che io conosca tutta la realtà dell'isola, però ho sentito dire, Natalì mi ride e non mi dice perché, comunque vabbè, insomma, in molti mi avevano già detto che negli alberghi la situazione sia di come da subito viene assunto in maniera regolare, sia il trattamento economico e anche il tipo di lavoro ben organizzato, difficilmente lasciato un po' allo stato brado come in alcuni posti ho visto, beh, ovviamente si sta proprio meglio. E poi chiudo con una piccola cosa che può sembrare antipatica da dire, ma in realtà chi vive qua secondo me mi capisce e chi magari ci vuole venire a vivere non ci vive. Mette da parte, credo che un giorno se dovesse venire a vivere qua mi darebbe ragione, in particolare a Curraleco. Ovviamente per le mie esperienze passate, che ora nemmeno nomino, mi capitava di vedere, oh, ma sì, ma fatemelo dire, tanto non facciamo la sfilata dei casi umani che costellano l'isola, anzi più che altro Curraleco, dalla mattina alla sera, perché ovviamente pure io vado per baretti quando ho tempo libero, mi piace assai, sia chiaro, non facciamo proprio né puritania, però diciamo che soprattutto i perdigiorni nulla facenti, gli attacchi a brighe stanno non un po', fondamentalmente in giro per baretti, e quindi tu tutta quella realtà un po' che anche trovartela al lavoro tutti i giorni dopo essere stesse facce che incontri sempre per strada, eccetera. Ecco, questa è una cosa che in hotel non ti capiterà mai, perché ovviamente i clienti sono proprio turisti, poi nel caso dell'hotel dove lavoro io, turisti proprio di quelli che praticamente hanno il braccialetto all inclusive e non escono dall'hotel, che mi piaccia o no il tipo di turismo, a me però come personaggi sono ideali, sono quelle persone che stanno una settimana, eccetera, che non ti hanno mai conosciuto, non le conosci te, è un rapporto solo lavorativo e non è che magari, che ne so, la stessa persona che per qualche ragione ti sta antipatica o ritrovi lì che gli devi servire poi pure da mangiare. No, non ti capiterà mai. Questa lo so che è una cosa un po' più personale da dire, però forse, forse qualcuno, anche solo vivendo in piccoli centri, non solo qua, capirà quello di cui sto parlando. Detto ciò, direi che è arrivata l'ora di dare la buonanotte a tutti perché si è fatta una certa, come si dice a Roma.